Io diciamo che sono sempre abbastanza umile sui gol che prendo, già ho un mio pensiero, diciamo che speravo che l'imbucata, non mi ricordo, mi sa di Aloy, fosse sbagliata un po' più lunga, invece perfetta, quindi io mi trovavo molto alto, ho iniziato a scappare e ho perso praticamente la porta, perché poi sì, un bel tiro, ma non era a fin di palo, ecco. Quindi io ho avuto questa sensazione che poi mi è stata confermata anche dai miei compagni. Un po' di mea culpa. Sì, cioè, per me sì, poi ovviamente io lavoro per migliorarmi, per me questa partita doveva finire da parte mia a zero, nel senso che poi facevamo gol, però io diciamo, dovevo pensare inizialmente a non prendere gol. Secondo tempo ci sono riuscito, il primo tempo no. Senza peli sulla lingua, che derby è stato? Un derby che abbiamo giocato secondo me alla pari, perché loro hanno imposto il loro gioco, e come è stato giusto anche, e diciamo che forse arrivavamo noi con meno fame rispetto a loro. Loro avevano più pressione da parte anche dall'esterno. Però io ho visto che abbiamo avuto un atteggiamento molto ma molto positivo, nonostante le varie partite che noi abbiamo anche recuperato. Quindi noi sono praticamente a un mese che giochiamo tutti domenica, giovedì, domenica, giovedì. Quindi è stato un bel derby, secondo me.